Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col bianco e rosso TV Sport. Caso Bascia in primo piano, ma anche punto interrogativo rispetto alla gara di Pisa. Si gioca o non si gioca la gara di Pisa? Ieri il presidente della Lega di B, Abodi, ha fatto capire chiaro e tondo che una partita non si può rinviare perché i tifosi decidono di non farla giocare. Sta di fatto però che c'è un precedente del 3 agosto scorso a Pisa. Quando per le stesse ragioni, quando in pratica i tifosi pisani vollero dimostrare ancora una volta le difficoltà societarie, insomma l'impossibilità di andare avanti con questa società, impedirono alla squadra di raggiungere lo stadio per l'amichevole contro il Celta di Vigo. Quindi evidentemente una dinamica che vorrebbero ripetere. Ne parliamo col nostro ospite che è Fabio Sperduti, Buon socio pomeriggio. fondatore insieme a Gianluca Paparesta del Bari Football Club 1908. Ciao Fabio, ben Ciao ritrovato. Enzo, buon pomeriggio a tutti i telespettatori, radioascoltatori, che so essere Tanti, tantissimi, è insomma. vero. Allora, chiedo alla regia, se possibile, con qualche, anche con un po' d'attesa, di vedere l'episodio incriminato, quello che è costato 2 giornate di squalifica a Bascia per comportamento antisportivo. L'episodio, l'avrete capito, è il salvataggio a pochi metri dalla porta di Bascia con il braccio praticamente. Chissà, la palla probabilmente sarebbe entrata. Questo dovrebbe essere. Rivediamo l'azione, qui Bascia che praticamente si allarga e colpisce il pallone con il braccio. L'arbitro non ha visto l'episodio, non ha concesso il calcio di rigore, non ha espulso Bascia, che di seguito sarebbe stato squalificato probabilmente per un turno. Sa di fatto che lo hanno squalificato dopo utilizzo prova televisiva, per 2 giornate. Io ritengo che la decisione del giudice sportivo sia ingiusta, assolutamente ingiusta. Ha un precedente. Però se volessimo ogni volta squalificare un calciatore per un mani non visto dall'arbitro e non segnalato dallo stesso giocatore, probabilmente avremmo le squadre decimate in ogni giornata di campionato. Io cado un po' dalle nuvole, devo dire la verità, non riesco a capire come mai si è arrivato a questo. Fermo restando che, come diceva anche il mio collega, la squalifica per un mani e per un rigore, non, un gol non provocato, dovrebbe essere di un turno al limite, non di 2 turni, è anche esagerato. Che ne pensi? Ma sì, io penso che Diego Armando Maradona sarebbe stato radiato dal calcio per quel gol che ha fatto durante un campionato del mondo. È chiaro che oggi la tecnologia ha preso possesso anche delle sentenze sportive e non solo, perché noi sappiamo anche che per quel che riguarda la violenza comune nella quotidianità, ormai le città sono piene di telecamere che sotto un certo aspetto, insomma, è anche un bene. Io penso questo, che sia stato più il pallone a colpire Bascia che Bascia a voler colpire il pallone, perché se è pur vero che aveva il braccio spostato, è anche vero che lì l'attaccante aveva tirato da pochi metri. Mi sembrava che se dal dischetto del rigore ci sono 11 metri, sarà stato tirato diciamo, con la pallonata da 13-14 metri al massimo. Un tiro molto E in potente ogni di caso fa un gesto collo-piede. abbastanza Cioè istintivo, lui fa un magari gesto istintivo, allarga le braccia può perché. difendere la porta Ma in quel neanche momento, eh. tanto, Enzo, secondo me lui si sbilancia e quindi involontariamente allarga le braccia. Però sono convintissimo che Bascia in quel momento non abbia allargato il braccio per colpire il pallone, che altrimenti sarebbe stato un grande portiere, potrebbe sicuramente cambiare ruolo nella vita, anzi sarebbe meglio come portiere che non come centrocampista centrale. E io credo che questi giudici sportivi forse vogliano un po' prendere, non lo so se è un discorso mediatico o se vogliono prendere un po' il pallino della situazione, però d'altronde c'erano 6 occhi. No, 8 occhi, perché c'era anche il quarto uomo. Se 8 occhi hanno valutato la cosa in un determinato modo, non vedo perché adesso Finisce il lì, giudice non è un sportivo. episodio che può Ma essere no, non può sfuggito, essere perché di solito sfuggito. peraltro si utilizza la telecamera, no? Quando è un episodio che è sfuggito oggettivamente perché non poteva vederlo, no? All'occhio Sì, il gol dell'arbitro e dei non suoi assistenti. In gol. questo caso erano lì, dai, non è Io posso capire possibile, eh. nel tennis dove c'è il beep, quando tirano bordate a 140 km/h con una pallina, però secondo me gli arbitri, dico gli arbitri, uso il plurale, hanno optato per una involontarietà. Possono aver sbagliato, secondo me era Per me non calcio si sono di resi conto, rigore. guarda, loro non vedono neanche il mani di Bascia, perché a mio Sì. avviso lì c'è davanti Valiani, credo, e fanno confusione fra Valiani e Bascia, No, c'è capito? anche il giocatore della Salernitana lì davanti, si vede Non molto bene vedono, dalle dai, immagini. non l'hanno Però vista. detto questo, comunque, se qualcuno può aver avuto un sospetto, hanno optato, sbagliando, ripeto, per involontarietà, però al limite poi se proprio lo devi squalificare, dagli una giornata. Ma questo comportamento antisportivo cosa significa? Che Bascia avrebbe dovuto interrompere il gioco davanti a 20.000 persone,
avrei dovuto dire: signori, un attimo, io ho colpito la palla con le mani, è rigore ed espelletemi. Cioè, secondo me siamo all'assurdità, perché il gioco del calcio è anche questo, trucchettini per cercare di avere il rigore, l'attaccante che si sa tuffare bene, scaltrezza. Ecco, prendiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Salve, buonasera. Niente, volevo proprio dire quello che ha appena detto il dottor Sperduti, nel senso che ci sono, secondo me, alcuni tipi di atteggiamenti che devono portare magari a una squalifica, nel senso che, come appunto dice il dottor Sperduti, queste sono, diciamo, delle furbate che nel calcio ci possono anche stare, secondo me, anche se può essere che Bascia non l'abbia fatto veramente apposta. Io dico che a sto punto, allora, o c'è una moviola direttamente in campo con, si vede subito al momento se c'è qualche dubbio se è rigore o no, ma tu non mi puoi dare una squalifica, mica è stato un comportamento, diciamo, nell'etica calcistica, uno sputo o una gomitata, quella secondo me è una cosa da squalifica, ma è questo, è come se fosse, diciamo, fa parte del gioco in questo caso, fa parte del gioco. Penso che sia un po' eccessivo, magari come è successo a Strootman in Serie A, che la bottiglietta, quello è un comportamento che lo vede un ragazzo. Beh, però già quello è un comportamento diverso, è provocatorio, poteva aizzato comunque delle reazioni, perché c'è stata una rissa proprio per quello che ha fatto Strootman, ha simulato in maniera clamorosa, diciamo, il niente. Credo che Cataldi l'abbia preso per la maglia, lui sembrava quasi essere stato pugnalato alle spalle, insomma, e sono, appunto, sono dimensioni diverse, insomma, equiparare Strootman a Bascia, no, già questo la dice lunga su come probabilmente sia stato preso una palla. Io sono convinto che non torneranno indietro. Io sì, non possono tornare indietro perché ormai la frittata è stata fatta, però io userei la tecnologia per la violenza. Se ci sono testate, ecco, sputi, allora a quel punto mi va benissimo che dove non arriva l'occhio umano arrivi la telecamera. Però su un'azione di gioco, ti ripeto, su un pallone che secondo me può aver avuto una velocità di 120-130 km orari, scagliato da 12-13 metri, cioè mi devi dire come faceva Bascia istintivamente a spostare il braccio e a parare con la palla. Forse neanche Buffon ci sarebbe riuscito. È stato un movimento involontario, la palla ha colpito il braccio del calciatore, poi l'arbitro può decidere di dare il calcio di rigore perché il braccio non era attaccato al corpo, come può decidere per l'involontarietà. Però parlare di comportamento antisportivo secondo me è assurdo, perché Bascia non c'entra assolutamente nulla in questa storia. Io la vedo così. 0850119998 per le vostre telefonate in diretta. Peraltro la ricaduta della squalifica di Bascia è pesante per il Bari, perché il Bari ha già gli uomini contati, adesso ne ha forse men che contati. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto, ciao Enzo. Ciao. Saluto all'ospite. Salve. Ciao. Comunque le cose della squalifica di Bascia da tutto il mondo, solamente che le cose che vanno all'altre partite. No, guarda, sento il tuo telefono, è pessimo come linea, purtroppo, non so. Come ho riferito la settimana scorsa, sì, negli arbitri con Bagnabelle, questa. Senti, non sento, purtroppo, scusa, non sento, non si sente nulla, si capisce il 20, però ho capito quello che dici, insomma, sei un tifoso risentito per questa squalifica a Bascia. Poi io voglio, come dire, mi allontano un po' dall'idea che ce l'abbiano col Bari, perché vorrei capire anche per quale motivo gli arbitri dovrebbero avercela col Bari. No. Francamente questo mi sfugge, probabilmente si tratta, noi non sappiamo bene i fatti che accadono agli altri, noi sappiamo solo i fatti che accadono al Bari, per cui siamo No, ma al limite poi in questo caso, se parliamo dell'azione di gioco, si è un po' arrabbiato l'allenatore della Salernitana, perché comunque ci sarebbe stato rigore ed espulsione. E quindi la Salernitana, che tra l'altro ha giocato meglio del Bari in quella partita, avrebbe potuto usufruire dell'uomo in più. Piuttosto il tasto che hai toccato tu, Enzo, è importantissimo. Cioè, già io sono perplesso sul ruolo di Bascia, perché parliamoci molto chiaramente, Colantuono ha spostato l'uomo in più a centrocampo, e ciò che io personalmente sono sempre venuto a chiedere in questa trasmissione, cioè che si allontanasse dal concetto di 4-4-2 per proteggere meglio la linea difensiva, ed in effetti si vede una squadra più squadra, ecco, più compatta. Però nel 4-3-3 secondo me ci vorrebbe un giocatore in mezzo, e io parlo sempre dei due, uno che sta a Cittadella, uno che sta a Frosinone e l'altro che sta a Verona, Fossati, Gori e Iori, cito questi tre giocatori. Nel 4-3-3 sono fondamentali, io non so quanto Bascia possa essere utile alla causa, o meglio,
Lui interpreta questo ruolo, però finora non mi ha soddisfatto pienamente, a parte quel bellissimo gol che ha realizzato contro il Cagliari. Però di quelli del Bari è quello che lo può far meglio. Di quello del Bari è quello che è forse l'unico che lo può fare, perché né Vagliani né Romizzi in questo momento hanno il passo. Ivan è un mistero perché si è fatto male, anche se Stellone lo utilizzava, l'aveva inventato come esterno, che a me risulta che Ivan... Da una mezzala. Sì, Ivan è una mezzala, ma potrebbe ricoprire anche quel ruolo. Proporrei un 97, tu sai che io amo i giovani. Chi è? Il Bari è in primavera, come fuori quota, un gran bel giocatore che si chiama Gebli. Ah, okay. È un giocatore che, adesso permettetemela, ricorda un po' Pogba per il fisico, una grande fisicità. È un giocatore, tra l'altro, che ha un contratto abbastanza oneroso, quindi non guadagna quattro soldi, questo lo posso dire, guadagna bene. È stato in ritiro con la prima squadra, è un giocatore da prima squadra. Io l'ho visto solo in quel triangolare con Milan-Inter, se non sbaglio. Gebli. Sì, io sinceramente seguo la primavera ed è forte, è un gran tiro, un ottimo possesso palla, sa saltare l'uomo, sa proteggere bene. Io lo lancerei subito e proverei con lui, perché secondo me se Gebli fa bene qualche partita potrebbe diventare l'arma in più di questa squadra. C'è una telefonata, io dico sempre, diciamo, mi affido ai tecnici, perché insomma... Sì, sì, io ripeto, siccome l'ho visto... Però ho visto giocare. C'è un'altra telefonata, prendiamola o andiamo in pubblicità? Pubblicità e poi telefonata, facciamo così, pubblicità e poi telefonata. No, telefonata, prendiamola allora, pronto? Pronto, Enzo? Ciao, ciao. Sono Pasquale, saluto Fabio Sperduti. Ciao. Salve. Pasquale, ciao, ciao, ciao. Senti, Enzo, poi un'altra, riguardo al discorso di Bascia, poi dopo il fallo di mano... Ha dato il calcio d'angolo l'arbitro, sì. Quindi cioè, non lo so mo, se è stato l'arbitro oppure è stato segnalato da Guadagni. Cioè, dopodiché hanno visto la deviazione, ma non pensavano fosse col braccio praticamente, o pensavano fosse involontario, non lo so. Però là, volontario e involontario, quando sei davanti alla porta e tocca il pallone sul braccio, comunque ti danno 99 su 100 rigore, insomma, sì, perché Enzo, impedisce alla palla di entrare in porta. Enzo, un'altra cosa, allora per il mercato di riparazione a gennaio. Io, visto che comunque i giocatori di over 35-37 anni stanno dando di più dei ragazzini, sì. Senza fare nome, Maniero, scusa, Rienza, sì. Io prenderei come punta Pellissier dal Chievo, visto che sta giocando poco. E no, ma Pellissier, a mio avviso, chiuderà la carriera col Chievo, il simbolo del Chievo, a prescindere che giochi o non giochi. Ci sono dei giocatori che non si muovono mai da una piazza perché sono il Chievo, come Raimondi, ad esempio, l'Atalanta, e adesso non mi vengono altri nomi in mente. Però andiamo in pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme. Eccoci insieme per il secondo segmento di Bianco e Rosso TV Sport. Caso Pisa, dopo il caso Bascia, caso Pisa. Perché la situazione è molto particolare e molto delicata. Ieri è intervenuto su Sky Sport il presidente Abodi, che ha detto, insomma, io spero che la situazione si risolva, anzi dovrebbe esserci una schiarita fra le due parti. Ricordiamo, c'è una proprietà che in questo momento è abbastanza inadempiente, e un'altra famiglia che vorrebbe rilevare la società, però evidentemente le due parti non hanno ancora trovato l'intesa. Sta di fatto che nel frattempo i tifosi pisani, che qui vediamo riuniti alla stazione della Leopolda a Pisa lunedì scorso, oggi manifesteranno davanti alla prefettura, domani vanno a incontrare la squadra e poi l'atto finale sarebbe presentarsi con le famiglie, quindi bambini, donne, compagnia bella, davanti all'albergo sede del ritiro del Pisa, per non farli arrivare allo stadio praticamente. Una rivoluzione tipo Piazza Tiananmen. Beh, a questo punto ci sarebbe la responsabilità oggettiva. Il Pisa, oltre ad avere la partita persa a Travolino, potrebbe avere il campo squalificato per non so quanti mesi. Perché comunque, certo, i tifosi pisani hanno tutta la nostra comprensione, anche perché non ci dimentichiamo che anche a Bari qualche anno fa ci sono state parecchie manifestazioni in piazza, perché si voleva un cambio di proprietà. Però c'è mai un problema serio, barese però, si è permesso di fare una cosa del genere. Ti interrompo, Fabio, c'è un problema serio. Io capisco che Abodi intervenga in questo momento. Ma io dico, prima di iscrivere una squadra al campionato, quali sono i requisiti? Cioè, basta che paghi l'iscrizione e non si rende conto che magari ci sono mesi? Cioè, voglio dire, la situazione deve essere sanata. Ma tu sai che il Bari adesso dovrà rifare la fideiussione. Tu sai che la Gebol è in liquidazione, eh sì. E tutte le società...
Ma non è tanto il Bari per la fiduzione che dovrebbe essere di qualche centinaio di migliaia di euro. C'è la Sampdoria che ha fatto il calciomercato con un fido di questa Gebol, che è una società che praticamente ha dichiarato, non so se fallimento o sia liquidazione, però so che Lega Pro, perché io ieri ero ad Andria a vedere Andria Juve Stabia. A proposito, complimenti all'Andria. Bisogna fare i complimenti all'Andria, a tutti, dal presidente al direttore sportivo Piero Doronzo, ai ragazzi che ieri hanno battuto la prima in classifica, tra l'altro squadra fortissima la Juve Stabia. Però l'Andria ci ha messo, si dice, la cazzima, perdonatemi. Fatto un gran favore a Lecce, peraltro. Fatto un favore a Lecce, anche se Lecce lo aspettano fra due settimane. Quindi andiamo a vedere Andrea Lecce. Andiamo a vedere, magari. Andiamo, dai, sarà andiamo a vedere sicuramente Andrea ospite gradito della società. Però ti dico, l'Andria ammazza grandi, ha già battuto il Matera, ha battuto la Juve Stabia e chissà che non si tolga una soddisfazione con Lecce. Poi è una squadra giovane dove ci sono dei ragazzi, di cui uno a cui sono particolarmente legato, tu lo sai. Quindi, Cianci, il 96, sì. Ma può tornare utile al Bari, pure non fosse altro come quarta punta al mercato. Senti, di gennaio? Io ne ho parlato con Sogliano personalmente un giorno davanti... Perché se il Bari cercava Juric... No, davanti ad un piacevole caffè. E Sogliano mi ha detto che la tipologia di calciatore, in effetti, che a lui piace... simile a Djuric, perché Cianci è un ragazzo alto, Rajcevic, 1,97 m, quindi tu lo metti lì in area di rigore e già ti crea scompiglio, perché sulle palle alte le piglia tutte. Poi è un fuorilista. Problema adesso, io che sono un po' insieme ad Alberto Bergossi, seguo un po' questo ragazzo, la valutazione da fare è questa: mandarlo a Bari per fare la panchina, anche se per un ragazzo di Bari Vecchia sarebbe un sogno, oppure farlo continuare a giocare da titolare, ha già fatto 3 gol in Lega Pro, magari arriva in doppia cifra e poi l'anno prossimo il Sassuolo se lo prende, chi lo sa, può girarlo in B oppure tenerselo come ha fatto con Iemmello, perché poi Angelozzi è un furbacchione, se lo va a guardare bene questa Lega Pro, è pieno di osservatori. Non lo so, sinceramente io ieri ho viaggiato con un ragazzo, al ritorno gli ho fatto anche questa domanda, ma ti piacerebbe tornare, venire al Bari, poi lui è cresciuto nel Bari. Sì, mi piacerebbe, però me la dovrei giocare con Maniero. Cioè lui giustamente mi ha anche detto: io non ho paura di nessuno, un ragazzo del 96, deve essere così, un calciatore di 19 anni deve essere così. Poi ripeto, un ragazzo di 2 metri che già col fisico sposta gli avversari, secondo me potrebbe tornare utile, perché è un fuorilista, perché vedi, anche il tifoso che ha chiamato prima quando mi parla di Pelissier o di altri giocatori, non ci dimentichiamo che Lega, in Serie B c'è l'obbligatorietà delle liste. E quindi se tu fai a Bari, chi possono far fuori oggi? Forse l'unico è Boateng, certo. Però non vedo nella rosa giocatori che tu puoi mettere fuori, mentre i 95, 96, 97, essendo fuori lista, ne puoi prendere quanti ne vuoi. E Cianci, essendo un 96, secondo me potrebbe tornare molto utile. C'è un'altra telefonata, pronto? Ciao, buonasera, sono Paolo, saluto il signor Paolo. Salve, ciao, Paolo. Paolo, ciao. E niente, volevo ricordare solo una cosa, che Cianci è il nostro concittadino. È certo, è Bari, è la città vecchia anche Cianci? Sì, sì, è di Bari Vecchia. È la città vecchia, sì. Poi vorrei ricordare solo una cosa, che il fatto di Maniero, o a Pesantino, o a Pesantino, il mio pensiero è questo, che in questi 2 anni non è mai stato, non servito, non è stato mai affiancato di un altro attaccante di Pinto, grazie. Maniero non segna... come noi avremmo immaginato, perché non è inserito nel contesto giusto, o non è l'attaccante che noi pensavamo fosse? Maniero, secondo me, ma qui lo dico e qui lo nego, non sta al 100% fisicamente. C'è qualcosa dell'anno scorso che non va a livello muscolare, non lo so se ci possa essere di mezzo. Vedi, il problema degli infortuni del Bari è anche un problema che, insomma, sta incominciando a venire fuori. Martigno sparito, Ivan sparito. Ora si è fatto male Sabelli, ma lì una distrazione al collaterale c'entra poco, anche se i medici insegnano che più la muscolatura è... Io dico sempre che questa squadra con il vecchio allenatore non ha lavorato bene, non è stata fatta una buona preparazione e adesso stanno pagando le conseguenze i calciatori. Allora io dico questo, se Maniero, che è un giocatore già che ha una determinata stazza, non ha fatto una buona preparazione a luglio, ne sta risentendo adesso. Allora io vorrei rivederlo a gennaio. Però sicuramente non è il Maniero che noi ci aspettavamo, o il Maniero che a Catania o a Pescara aveva fatto una valanga di gol e che faceva da solo reparto. Oggi secondo me fa fatica. De Luca, che invece è un brevilinio, o Brienza, vabbè, Brienza è un fenomeno perché ha 37 anni, andare a prendere la palla in difesa e prendersi la punizione, cosa che ha fatto negli ultimi minuti quando ha visto i compagni in difficoltà,
è un vero leader. Tanto di cappello a Brienza. Tanto di cappello, però teniamocelo tranquilli Brienza, perché Brienza se poi si ferma a 37 anni, quindi non vorrei che lo spremiamo troppo adesso, perché il Bari deve arrivare ai playoff, Enzo, e quindi durante i playoff verranno fuori realmente i dati dei calciatori, cioè verrà fuori anche purtroppo la carta d'identità. E questo mi preoccupa un po', perché comunque Moras e Brienza vanno anche tutelati, perché se l'obiettivo è arrivare fra le prime otto, anche se io dico che arrivare ottavo, settimo, sesto, vai solo lì a fare una sceneggiata e basta, perché devi pensare almeno al quinto posto, però devi pensare anche che il campionato finirà a giugno. Pensare alle prime due posizioni, secondo me, Verona e Frosinone ci sono già dentro, e vorrei anche aprire un'ultima parentesi. Frosinone è una squadra in casa imbattibile, e questo forse è un motivo per cui il presidente Gian Caspro, con i suoi collaboratori più stretti, quando ha scelto Stellone, si è lasciato un po' illudere dalla forza di questo allenatore. Non che non sia bravo, però stiamo vedendo anche quest'anno che il Frosinone pian piano sta diventando una macchina da guerra, perché giocare in quel campo stretto con il pubblico sugli spalti, per cui il Frosinone la vedo come prima candidata, più ancora del Verona, al ritorno in Serie A. Il Verona tra un po', secondo me, cambia allenatore, e quindi Siligardi e Pazzini, insomma, Fossati, non ce l'hanno nessuno in Serie B, non ce l'ha nessuno in Serie B. Per cui il Bari deve Soprattutto nessuno ha Ganzi in panchina in Serie B. Tra l'altro, Ganzi in lo dessero al Bari, cioè, insomma, non sarebbe farebbe male, il titolare. Quindi ti dico che il Bari deve puntare ai play-off, però cerca di arrivare almeno quarto o quinto, perché se arriva a settimo o ottavo, facciamo la fine che abbiamo fatto l'anno scorso. Questo è il mio concetto. Comunque, preparazione, secondo me, sbagliata, anche sotto un profilo atletico, e i giocatori che stanno pagando adesso, perché sinceramente il Bari con la Salernitana è stato brutto, Enzo, da vedersi. Ha raccolto il massimo con il minimo sforzo, però non è stato un gran bel non Bari. Dobbiamo farci ingannare dai risultati. Anche i primi 50 minuti col Carpi, nonostante abbiamo vinto, non mi sono piaciuti. E a Verona sì, abbiamo giocato bene, però giocavamo contro una squadra in grande crisi che aveva preso 9 gol nelle due precedenti partite e continua a prendere gol. Noi siamo riusciti ad andare a Verona e a non far gol. Quindi non so se vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Pubblicità. Rieccoci insieme con il biancherosso TV Sport, con Fabio Sperduti. Hai gettato parecchie pietre nello stagno prima della pausa pubblicitaria. Vorrei sentire anche a tal proposito il parere degli amici da casa. 080-501-9998 per i vostri interventi in diretta telefonica su Telebari e su Radio Bari. Diventa difficile adesso per Colantuono anche fare la formazione, perché davvero agli uomini contati, è davvero che si tratti di Ghebli, che si tratti di Scalera, che si tratta di Turi, dovrà inventarsi qualcosa, perché... Sì, Scalera e Turi sono due destri che secondo me 98 meritano una chance, ma questo rientra tutto nella politica però dell'allenatore, che deve puntare sui giovani, altrimenti la soluzione ce l'ha Cassani a destra e D'Aprela a sinistra, fermo restando che uno dei due lo deve portare necessariamente in panchina, senza dimenticare che sabato c'è anche Bari-Torino primavera, che non è proprio un impegno tra i più facili per i nostri under, però Urbano dovrà sacrificarsi. C'è un'altra telefonata, pronto? Ciao Enzo. Ciao, sono ciao. Di nuovo io. Ciao, ciao caro. Un saluto all'ospite. Salve, comunque, ciao. A Pisa ci sono 8 giocatori, Amonite e hanno 8 giocatori, Amonite. Guarda, o cambi il telefono, io non ce la faccio questo telefono, non reggo questo telefono. Ti ringrazio, non riesco davvero a non riesco a capire. Però è un telefono, devo fare i complimenti perché prende il telefono, prende la linea. Perché mi risulta, mi hanno chiamato degli amici che stanno provando a prendere la linea. E perché la prende sempre lui, capito? Perché la prende sempre lui con Anzi, a proposito, scusate, io non voglio essere, per carità, non voglio... Però noi eravamo rimasti d'accordo, io faccio intervenire chiunque al telefono, però non più di due volte alla settimana, perché poi altrimenti sembra che la trasmissione la vedano sempre le stesse persone. Se mi volete bene, se volete bene al TV Sport, facciamo in modo che possano intervenire anche altri telespettatori da casa, perché se prendono sempre gli stessi la linea, il contributo di idee è molto limitato e non riusciamo a sviluppare determinati discorsi. Due telefonate alla settimana, io credo che vada più che bene per esprimere dei concetti, riassumeteli in due giorni e diamo spazio anche agli altri, perché come vedete Fabio Sperduti ha delle persone che vorrebbero intervenire e lo stanno chiamando addirittura al cellulare. Sì, sì. Pronto, che linea? Sì, ciao, buonasera, sono Emanuele. Ciao Emanuele, ciao. Allora, io volevo fare un po'
riepilogare un po' la situazione degli infortuni del Bari. Secondo me, come ha detto anche il Sperduti, è dettata dalla, diciamo, dalla preparazione che ha fatto Stellone. Una preparazione non accentuata su quelli che erano i carichi di lavori estivi, ma una preparazione soft che purtroppo è uscita fuori poi alla lunga. Poi per quanto riguarda i giovani, io sono convinto, ho visto pure io il giocatore che parlava Sperduti in allenamento con Stellone, potrebbe essere utile, perché fisicamente mi sembra abbastanza dotato. Grazie. Grazie a te. Parliamo di Gebli, che francamente io l'ho visto giocare soltanto in un'occasione, in quel triangolare strano che fece a un certo punto di martedì con Inter e Milan in pieno inverno, mi ricordo quasi un triangolare surreale in quell'occasione. Sì. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Proviamo a fare la formazione del Bari in questo momento. I laterali sono quelli, Cassani e D'Aprelà. Solo due. A meno che non prendi qualcuno della primavera, a meno che non sposti ad esempio Tonucci a fare il laterale difensivo. Ma non se ne parla. Non o Capradossi, non so se l'abbia mai fatto in vita sua. Capradossi non so se l'ha mai fatto, ma poi sinceramente io tra Capradossi, accettate questa provocazione di far giocare un prestito della Roma, non me ne frega niente. Abbiamo Turi e Scalera, io sono barese, sono entrambi però ragazzi Capradossi nostri. È il capitano d'Andrea. Sì, la capitano d'Andrea, però è un difensore centrale. Cioè, se devo adattare il difensore centrale a fare il terzino, preferisco mettere il terzino. Oh, Scalera ha fatto, ragazzi, non so quante presenze nazionali. Mm-hmm. È stato convocato anche oggi. Non ho capito perché non può giocare nel Bari. Perché? Perché tanti allenatori non hanno visto Scalera. No, faccio la domanda. Perché a Bari c'è Dani Sabelli, che è un grandissimo giocatore. Perché vabbè, ma anche in panchina. Guarda, in panchina, ecco, perché probabilmente si preferisce qui portarlo. Qui si tratta di una valutazione tecnica fatta. Si preferisce almeno quattro allenatori diversi. Allora, guarda, l'anno scorso è stato da me a scuola, ha fatto gli esami di maturità con me, era anche piccolino. L'abbiamo anche seguito. Sì, l'abbiamo, era anche piccolino. Era un bravissimo ragazzo. Bravissimo ragazzo, cioè proprio un ragazzo a modo perfetto. Quest'anno, tra l'altro, lui è in scadenza di contratto e bisogna vedere se il Bari punterà su di lui, perché io so che c'è la Fiorentina, altre squadre importanti che lo stanno seguendo. Devi anche rischiare. Per me Scalera è un giocatore abbastanza simile a Sabelli, devi avere il coraggio di buttarlo dentro. Sicuramente né Nicola né Camplone l'anno scorso, con la pressione che c'era a Bari, soprattutto dal vecchio presidente che voleva andare in Serie A a tutti i costi, hanno avuto la possibilità di rischiare. Quest'anno però, che si è fatto male Sabelli per la prima volta, credo che stia per arrivare il suo momento, fermo restando che poi l'esperienza di Cassani nessuno la discute, quindi se l'allenatore dovesse decidere per Cassani, pazienza. Per me è un giocatore che ci può stare. In panchina. Io credo che poi non sia neanche normale per un giovane che non è mai stato nel contesto della prima squadra. Vabbè, è stato un ritiro con Il ritiro squadra. Sì, però nel contesto, nel gruppo dei 18, cioè 20, partire titolare. Senti, io immagino che un giovane due. Debba partire... Ce ne sono due, ti dirò di più, che il Bari ha un terzino destro che si chiama Turi, che è molto stimato. Ha fatto molto bene il ritiro. E ha fatto molto bene il ritiro, anche lui rispetto a Scalera è più alto, ha più fisicità, diciamo che Scalera è un po' più veloce, cioè Scalera è un po' più un Sabelli. Questo è più difensore invece forse Turi. Turi non è che più difensore, diciamo che ha un fisico più imponente, potrebbe fare anche il difensore centrale secondo me. Scalera invece è un esterno puro di fascia, però ti dico la verità, tra i due... io personalmente li aggregherei tutti e due in prima squadra. Poi Colantuono, sinceramente, è un allenatore che ha tantissima esperienza, quindi saprà lui come valutare, anche se da poche settimane a Bari. C'è un'altra telefonata, pronto? Buonasera, ciao, sono Antonio. Ciao Antonio. Due cose telegrafiche. Una, non riesco a capire la società dove vuole andare, in particolar modo Sogliano, per quanto riguarda tutti questi giovani in scadenza. Cioè noi corriamo il rischio veramente tra un mese di perdere Mikai, Scalera. Cioè, io sinceramente questo non riesco proprio a capirlo. Vabbè, altra cosa telegrafica, per quanto riguarda Maniero, è inutile che perdete la testa. Cioè, basta vedere semplicemente su Wikipedia, Maniero e Caputo sono entrambi 87. Da quando hanno cominciato a giocare, Maniero ha fatto circa 70 gol, Caputo ne ha fatti 140. Tra l'altro Maniero ha fatto quella annata fantastica tra Pescara e Catania dove ne ha fatti 25-28. Ma Maniero è uno che fa 3-4 gol a stagione, questo 5-6, non di più. Beh, 3-4 forse un pochi, però. Scusa, Bari quanti 6, ne ha fatti? 7.
12 lo scorso anno, 12 gol. È stata un'annata eccezionale, è stata un'annata eccezionale insieme a quella di Pescara, però insomma, poi togliamolo, diciamo, con i rigori, eliminiamo i rigori, le cose sono veramente, su azione ne fa veramente pochissime. Comunque, basta vedere Wikipedia, ne ha fatti circa 70 da quando ha cominciato a giocare, dall'87 a oggi. Grazie per il tuo intervento. Che ne pensi delle sottolineature? Allora, mi permetto, sono amico della gente di Mikai Graziano Battistini, e stimo e conosco Sogliano personalmente. I due, è vero, è uscito anche sui giornali la cosa, si sono praticamente quasi acciuffati. Secondo me c'è stato un grosso frainteso, perché lì l'equivoco l'ha creato l'allenatore quando parlò del turnover tra Mikai e Chazo, anche se secondo me Mikai all'inizio era sotto osservazione della nuova dirigenza, perché probabilmente volevano rendersi conto e gli avevano preso Chazo proprio per metterlo in competizione con un altro portiere. Dirla tutta, volevano prendere Cicci Zola, che mai avrebbe fatto la riserva a Bari. Ecco. Però Mikai credo si sia guadagnato la stima dei tifosi, già ce l'aveva, degli addetti ai lavori come voi. Personalmente io lo conosco, lo reputo un gran bravo ragazzo e una gran voglia di rimanere a Bari. Sono convinto che entro pochi giorni sentiremo che Sogliano e Battistini si sono incontrati e hanno discusso del rinnovo di Mikai. Cioè, ma io sono lo sai, convinto, visto che conosci tutti e due. Li conosco tutti e due, sono convinto che si incontreranno. Guarda, non è una notizia perché è stato scritto anche da qualche giornale, io sono convinto che entro Natale i due si incontreranno. Sono convinto perché, voglio dire, so che c'è un mezzo incontro in programma prima di Natale, diciamolo. Vabbè, così. Le date, la notizia, via. Allora, intanto, dalle tue parti di Cagnabrescia, la cittadella della formazione. Nei giorni scorsi hai organizzato un convegno molto interessante sul tema? Sì, abbiamo parlato di immigrazione e criminalità. Cioè, noi lavoriamo in collaborazione con un'associazione antimafia di Catania, tu pensa che intreccio, e abbiamo avuto l'onore di avere il PM Roberto Rossi. Vediamo le immagini. Il PM Roberto Rossi è l'ammiraglio De Michele, che è uno dei capi delle capitanerie di porto del sud Italia. Cioè, noi è chiaro, siamo indirizzati verso lo sport. L'anno scorso con Ciro Angelillis, Antonio Di Gennaro e altri amici abbiamo parlato di calcio scommesse, però questa volta abbiamo dato un taglio su un problema che in Italia, insomma, ci sta affliggendo tantissimo, che è quello dell'immigrazione clandestina. E quindi anche per i nostri giovani calciatori, perché anche quest'anno ci sono parecchi ragazzi della Primavera o di altre società, abbiamo voluto dare quel taglio, insomma, culturale, che li portasse verso un problema reale. Per immagini, ragazzi di Muove 20. Sì, Davide e José, che sono eccezionali, sì. E io li ho già invitati per venire a fare un sondaggio da me a scuola, dove ci sono tanti giovani tifosi, tra i loro sondaggi che fanno qui per il TB Sport. Però devo dire che, ecco, l'incontro è stato molto piacevole, perché io dico che i ragazzi oggi che fanno sport a livello agonistico devono comunque quantomeno conseguire un diploma, Enzo, e proseguire poi gli studi universitari. Anzi, dirò che nei settori giovanili e soprattutto nelle squadre di eccellenza interregionale, dove ci sono molti giocatori under, perché lì c'è l'obbligatorietà di far giocare 2,97 o 1,98, la maggior parte dei ragazzi studia all'università, e questo è uno stravolgimento del mondo del calcio, perché, diciamo, il calciatore anni 80 che non aveva neanche la terza media, certo, non esiste più. Noi abbiamo Chiellini, per esempio, che è un giocatore nazionale che è laureato in economia e commercio. La verità, se vuole, Fabio, poi chiudiamo il discorso perché è tardissimo, che devi sapere stare anche davanti a un microfono, devi saper anche parlare oggi. Parlare. Immagina gli allenatori di una volta e guarda gli allenatori di oggi. Quelli di oggi sono dei manager a tutti gli effetti. Certo. Devono saper dire, certo, determinate cose. Io quanto sento Allegri, ad esempio. Sì, sembra un manager di azienda di altissimo livello, perché comunque dice sempre le cose giuste, non dice mai una parola fuori posto, alza la voce quando deve alzare la voce, toni bassi, cioè sembra davvero un manager di azienda. Enzo, potrebbe fare il manager. Fabio Capello allenava la Primavera del Milan, Berlusconi lo prese col dottor Giancarlo Foscale, sì. Tu sai che io collaboro col Milan, faccio i camp col Milan, quindi lo ha mandato in America a studiare un anno, l'ha fatto diventare manager e poi è diventato allenatore in Italia, anni 80, Berlusconi in questo ci ha visto lungo. Docet. Grazie a Fabio Sperduti, grazie anche a voi, a domani col Bianchiarosso TV Sport, ciao.